arrivato alla sua 12ª edizione, il concerto Note di Natale, ideato da Santina De Vita dell'Istituto Musicale Goitre di Vallo della Lucania, che nella serata di ieri, assieme a tanti altri cori, si sono esibiti nella splendida cattedrale di San Pantaleone. Questa sera, diciamo post pandemia, per la prima volta riusciamo a riunirci, perché diciamo che già da qualche anno, insieme al coro della Madonna delle Grazie, avevamo deciso di fare questo incontro natalizio con diversi cori. Abbiamo unito tutte le nostre forze. Questa sera ci saranno alcuni cori che hanno deciso di accogliere l'invito che gli ho fatto, tra cui Giubileo 2000 di Palinuro, il coro di Orria, poi ci sarà il coro della Madonna delle Grazie e il coro di Moio della Civitella Santa Veneranda. Fanno parte della famiglia anche il coro di Abate Marco, diretto dal maestro Pina Romanelli, e tanti altri cori interparrocchiali di Casalvelino, Acquavella, gestiti e diretti dal maestro Domenico De Marco, e il coro di Pollica e di Agropoli. Stiamo creando un qualcosa di bello per condividere momenti belli, dichiara entusiasta Santina De Vita. Questa sera abbiamo il piacere di avere anche Sua Eccellenza Monsignor Ciro Miniero, il parroco Don Aniella di Nolfi, il viceparroco, quindi siamo contenti. Sicuramente ci sarà anche l'amministrazione comunale, quindi una rappresentanza dell'amministrazione comunale, e siamo contenti appunto perché il nostro modo di augurare a tutti un sereno e felice Natale e sicuramente un sereno anno 2023. Quasi alla vigilia di Natale, ecco che tutti i cori si riuniscono in un'unica voce qui nella cattedrale di San Pantaleone, alla presenza di tutti i cittadini. Ho visto il vescovo, adesso mi stava raccontando il suo viaggio a Taranto, è rientrato a Vallo e non vedeva l'ora appunto di ascoltare queste voci bianche, di ascoltare i cori della nostra diocesi. È un messaggio per il Natale, un messaggio di pace, un messaggio di auguri a tutte le famiglie, a tutti i vostri cari e soprattutto a chi non c'è più. È certamente un momento bello, importante, sono tanti anni. È bello perché si prega insieme cantando, quindi un'ulteriore bellezza. E poi è fatto da tanti cori di diverse comunità e questo ci aiuta veramente a camminare insieme. Quindi un momento veramente bello che è rimasto nel cuore nelle edizioni precedenti e questa sera gioirò insieme ai cori.